La birra di oggi è una Berliner Weiss, quindi uno stile tradizionale tedesco, brassata da una Bierfirma danese all'interno dell'impianto di un birrificio belga. Stiamo parlando ovviamente di Mikkeller. La birra in questione appunto è di Mikkeller, che è una Bierfirma danese. Oggi produce nel suo impianto, questa era una delle ultime state prodotte all'interno di un birrificio appunto belga, ma appunto la Bierfirma Mikkeller è danese. Se volete tutta la storia di questo birrificio vi rimando al video della Vanilla Shake, una birra davvero molto particolare, sempre di Mikkeller, che trovate qui su questo canale. Quindi appunto Mikkeller Danimarca, il nome di questa birra è la Wood Will Fall Down, lo stile è una Berliner Weiss, 4,2 il volume alcolico di questa birra. Costo, allora, lo trovate in questo momento online a 4,30 euro per la bottiglia da 33 centilitri. Il bicchiere che vi suggerisco, direi in generale un bicchiere aperto, io in questo caso userò una pinta americana, e non si tratta di un primo assaggio. Appunto, per il bicchiere, dicevo, userò una pinta americana, è brandizzata dalla birra degli Iron Maiden, ma perché in casa in questo momento da 04 avevo solo questa pinta. Però, vabbè, non facciamo caso alla grafica appunto del bicchiere. Per quanto invece riguarda la grafica di questa bottiglia, c'è un bel tappo con il logo di Mikkeller, dopodiché una unica etichetta da fondo giallo. La grafica, allora, lo stile con cui viene disegnato questo omino o gli altri due omini dietro, che credo sia poi un collegamento ai due soci fondatori di Mikkeller, e appunto la grafica, dicevo, è quasi sempre la stessa, o perlomeno il tratto, il tipo di disegno, lo stile un po' cartunoso è sempre questo. Poi le etichette di Mikkeller sono sempre molto diverse tra loro, in questo caso c'è appunto una persona appunto che sta rompendo delle matite, e quindi forse a riferimento al fall down del legno, si rifà anche al legno delle matite appunto, sopra un quaderno, un libro con la scritta appunto Berliner. Molto interessante, sulle matite c'è scritto Passion Fruit perché questa è una birra appunto aromatizzata al frutto della passione. Per quanto riguarda le altre informazioni, appunto Passion Fruit Berliner Weiss c'è scritto, vediamo un po' gli ingredienti, barley malt, quindi c'è malto d'orzo, malto di frumento e non vengono riportati altri ingredienti. C'è scritto appunto dove è stata brassata questa birra, in Belgio. Altra cosa, sul lato c'è scritto appunto una breve storia sotto appunto il logo con le due facce che spuntano dal muro. Scrivono appunto che Mikkeller è un birrfino fondato da un professore di matematica e di fisica, appunto la storia di Mikkeller la sappiamo. E niente, niente altre informazioni. Beh, la data di scadenza non è riportata, la temperatura di servizio, c'è cioè un generico drink fresh e nulla, nulla di più. In questo caso io l'ho tirata fuori già da qualche minuto perché il frigorifero è settato su 6 gradi e mi sembrava un po' troppo bassa come temperatura, quindi adesso credo si sia alzata leggermente. Passiamo quindi alla degustazione di questa birra. La birra è molto molto limpida, non c'è praticamente fondo all'interno della. Un leggerissimo residuo sul fondo, ma davvero poca 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 roba. Vediamo un po', una schiuma piuttosto abbondante, pensavo di riuscire a contenerla tutta, ma qualche goccia è fuoriuscita. Vediamo un po' l'analisi visiva innanzitutto di questa birra. Partendo quindi dalla schiuma, direi assolutamente una schiuma abbondante, non molto regolare, o meglio, fine, tranne appunto nella parte superiore dove sta già incominciando a concentrarsi e quindi le bolle incominciano già a scoppiare. Per quanto riguarda invece il colore della birra, è un giallo paglierino abbastanza spento e si vede già una discreta carbonazione, si vedono già molte bollicine, quindi ci aspetteremo appunto una discreta frizzantezza anche in bocca. Per quanto riguarda l'analisi olfattiva,
già qualche profumo arriva già a questa distanza, quindi ci immagineremo un'intensità media o medio elevata, vediamo un po'. Allora, ci sono un po' di cose diverse, c'è sicuramente un leggero fruttato, non riuscirei ad essere più preciso, mi verrebbe da pensare alla mela verde, ma perché sto cercando di porre sempre attenzione alla mela verde, perché è un difetto, o meglio, la mela verde è un difetto in quasi tutte le birre, quindi un aroma che non vogliamo ottenere nella nostra birra, se decidiamo ovviamente di attenerci ai canoni di stile indicati per esempio dal BJCP, e quindi la mela verde è in quasi tutti gli stili un difetto, tranne in pochissime eccezioni, tra cui appunto le Berliner Weiss. Quindi se la mela verde appunto c'è in questa birra, non è da considerarsi un difetto, uno dei pochi casi. Sicuramente c'è un profumo fruttato. Può essere ovviamente anche il passion fruit, visto che si tratta di un'infusione di passion fruit, anche se ammetto molto sinceramente non saprei riconoscere così bene il profumo di passion fruit perché non è un frutto che consumo abitualmente o comunque che mi sarà capitato di consumare pochissime volte, magari all'interno di mix o di altri succhi di frutta, quindi non saprei riconoscere esattamente il profumo del frutto della passione. Sicuramente però c'è un aroma fruttato, che mi fa pensare appunto a frutti come gli agrumi o come la mela verde, quindi siamo verso un qualcosa che mi fa già immaginare un qualcosa di acido, appunto, mela verde, agrumi, quella direzione. Altra cosa che si sente ed è interessante è che c'è quegli aromi un po' funky, come vengono chiamati dagli americani, che si ricollegano molto ai Brettano Mitches. In realtà qui non ci sono Brettano Micetti, ma le Berliner Weiss sono uno stile acide, quindi c'è sicuramente una componente acidula che va a scatenare poi anche tutti degli aromi particolari. Ok, passiamo quindi alla degustazione. Beh, appunto, ci aspettavamo una birra acida e questo infatti è quello che ritroviamo in bocca. L'apertura è leggermente dolce, c'è un leggerissimo malto. Ma appunto subito arriva questo acido che pian piano aumenta, aumenta, aumenta fino a invadere completamente la bocca. Non è ovviamente un acido forte, paragonabile a certe magari certe gueuse molto astringenti o mi viene in mente certe framboise o certe creek molto molto appunto astringenti, molto acide. È molto più delicato questo acido, però si sente ed è. La sensazione prevalente in bocca è sicuramente l'acido. Interessante che c'è anche una discreta carbonazione, ma che sta benissimo con questo acidulo in bocca. Ed è appunto interessante il fatto che questo acido aumenti man mano che teniamo la birra in bocca e che la saporiamo. Sul finale, sorprendentemente, non c'è praticamente luppolo, davvero non si sente luppolo. Sì, è leggermente più amaro. La fine bevuta, ma è davvero molto molto leggero e questo acido è importante, un acido direi lattico sicuramente e quindi è da gestire bene in bocca, nel senso che deve ovviamente piacervi questa acidità in bocca. Già di per sé effettivamente le Weiss sono leggermente più acidule rispetto a altre birre, diciamo, di quella zona della scuola, della tradizione tedesca, però ovviamente qui siamo tutto su un altro livello di acido. Ciò che purtroppo secondo me manca completamente è però questo frutto della passione o comunque questo fruttato che in bocca non si sente praticamente. Sì, c'è leggermente un po' di dolce all'inizio, ma puntando così tanto nella comunicazione di questa birra sul frutto della passione, scritto sull'etichetta, scritto sul lato, addirittura su Rate Beer, stavo controllando, è indicata non come Berliner Weiss, ma come Passion Fruit Berliner Weiss, quindi è davvero indicato addirittura quasi come se fosse uno stile a sé, cosa che poi non è ovviamente sul BJCP. Mi aspettavo di avere un fruttato decisamente più importante, in realtà si sente leggermente al naso e quasi per niente in bocca. Ciò non significa che non sia una buona birra, ma secondo me a livello comunicativo perlomeno io avevo aspettative molto molto più alte, infatti mi immaginavo un qualcosa di sbilanciato verso appunto un succo di frutta con un pochino di acido, in realtà una Berliner Weiss, ma difficilmente la saprei distinguere da una Berliner Weiss non aromatizzata al passion fruit, o comunque se non ci fosse stato scritto passion fruit, avrei detto una ottima Berliner Weiss,
con un profumo leggermente fruttato, cosa che però comunque si ritrova anche nelle altre Berliner Weiss. Questa era quindi la Woodwill Fall Down di Mikkeller. Skol!